Bene, buongiorno a tutti. Oggi stiamo ancora festeggiando un po' il compleanno dell'Alfa Romeo e soprattutto torniamo a fare i nostri backstage dal vivo, o meglio a metà, perché oggi un po' siamo qui, ma c'è anche una parte dei nostri, come li chiamiamo, seguaci, alfisti, che ci seguono da casa. E quindi buongiorno e benvenuti anche a voi. Oggi il racconto non poteva che legarsi alle origini dell'Alfa e quindi in questa giornata alle origini della storia sportiva dell'Alfa, che proprio quest'anno compie 110 anni. Infatti la prima gara nel mese di aprile del 1911 che un Alfa, non ancora un Alfa Romeo, ha disputato è stato il concorso, il criterium di regolarità di Modena. Una corsa massacrante, lunga 1500 km da percorrersi in una settimana, con una velocità da mantenere di circa 50 km all'ora, perché l'anno prima, durante l'edizione Corsa al Mugello, c'erano stati degli incidenti gravissimi, per cui gli organizzatori avevano deciso di limitare la velocità. Ma abbiamo qui la protagonista di quella gara, la 15 HP. In realtà la gara nel 1911 era stata corsa da una 12 HP, cioè il secondo modello dell'Alfa, la sorella minore della 24 HP, che però aveva avuto delle modifiche, la più evidente delle quali era l'aumento della potenza di 3 cavalli, e da quella versione sportiva, chiamiamola così, era derivata l'anno successivo, nel 1912, anche la versione stradale 15 HP. E qui la vediamo appena dopo il suo restauro degli anni 70, che era stato eseguito da Luigi Fusi nel repartino che ha dato origine al Museo dell'Alfa Romeo, ed era stata fotografata a pochi metri dal museo, cioè la Villa Valera, che sorge proprio dall'altra parte della strada. Tra l'altro villa che era di proprietà del conte Ricotti, quello che si era fatto fare la carrozzeria aerodinamica sulla 40-60 HP. Per raccontare questa storia però chiamo, come al solito, due persone che ci possono dare un grande contributo, quindi Luca Dal Monte, che è già stato con noi, giornalista, scrittore, l'autore di Ferrari Rex, una opera monumentale sulla storia di Enzo Ferrari, ma anche di libri sull'Alfa Romeo, come La Congiura degli Innocenti, che abbiamo proprio presentato qui l'anno scorso, che racconta, manco a dirsi, il ritorno dell'Alfa Romeo in Formula 1. E poi Giorgio Sivocci, che, insomma, basta il cognome, è il nipote di Ugo Sivocci, che all'Alfa Romeo ha dato il quadrifoglio, ma che con un altro marchio, la De Vecchi, di cui poi diremo qualcosa, aveva partecipato proprio anche a quella prima gara del 1911. Bene, accomodatevi, prendete un microfono e partiamo. Quella che vedete dietro di noi è l'unica immagine che l'archivio conserva di quel concorso di regolarità di Modena e della vettura che vi prese parte. I piloti però non erano due piloti che passavano di lì per caso, ma al contrario due persone che hanno lasciato una grande impronta nella storia dell'Alfa. Il primo era Nino Franchini. Nino Franchini era progettista, meccanico, collaudatore, è stato un po' di tutto. Pensate che insieme a Santoni era quello che ancora prima della prima automobile aveva progettato e costruito, cioè con le mani, il biplano Santoni Franchini, il primo aeroplano dell'Alfa con lo stesso motore della 24 HP e che incredibilmente l'aveva pilotato. Tenete presente che Franchini ovviamente non aveva avuto modo di volare neanche su un altro aereo, neanche da passeggero, cioè si è progettato, costruito un aereo e per la prima volta in un campo nella Piazza d'Armi di Milano ha provato a decollare, ci è riuscito e infatti, insomma, da lì è iniziata anche la storia. Gli avranno fatto la multa poi. Gli avranno fatto sicuramente la multa, insomma. L'altro pilota invece, giovanissimo, era un personaggio anch'egli destinato a fare molta carriera, ovvero Giuseppe Campari, forse il più fedele in assoluto dei piloti dell'Alfa Romeo. Pensate che in tutta la carriera solo per una gara aveva corso con una Maserati, ma si era poi così per combinazione, ma poi era tornato indietro all'Alfa e ahimè in una data terribile, quella del 10 settembre del 1933, in una giornata che ha visto la morte di 4 persone a Monza, anche Campari troverà la morte. E tra l'altro il giorno in cui aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni per dedicarsi, lui diceva, al canto lirico, di cui era grande appassionato e anche, diciamo, aveva il fisico adatto per fare. Ma
Al di là della foto, quella che vediamo era la versione corsa della 15 HP, anche se in quella gara, nel Criterium, sì, aveva una carrozzeria a quattro bacche, come questa che vediamo qui, mentre poi le gare successive erano corse con una versione biposto. Giorgio, tu sai qualcosa della gara di tuo nonno con la De Vecchi? Beh, sicuramente questa gara ha avuto anche un protagonista un po' meno evidente, più nascosto, che era appunto mio nonno che correva a quell'epoca con De Vecchi, ma anche Ascari, perché anche Ascari partecipò a quella gara sempre su De Vecchi, ed è stato proprio su suggerimento di mio nonno che iniziò pure lui la carriera di corridore, come successe qualche anno dopo poi con Enzo Ferrari. Anche perché c'era un legame tra De Vecchi e Ferrari, cioè De Vecchi poi diventa la CNM, che poi diventa CNM, esattamente. La marca con cui Enzo Ferrari fa qualcosa. Inizia la sua carriera come pilota, inizia il suo poi legame con Ugo Sivocci, che Sivocci e Ferrari sono due persone che si incontrano. Purtroppo la loro amicizia dura pochi anni, perché certo, Ugo muore nel 23, 4 anni dopo. Però per Ferrari l'incontro con Ugo Sivocci è fondamentale, perché di fatto lo avvia alle corse, lo avvia in questa azienda. Ferrari in qualche modo reciprocherà più avanti. Sì, lì diciamo che le notizie non sono certe, perché documenti certi non ce ne sono. Direi che alla luce proprio dell'amicizia antecedente a quella di Enzo Ferrari con Ascari, forse ha avuto più influenza Ascari nel passaggio di Sivocci in Alfa Romeo, sempre che siano venuti in tempi differenti. Può darsi anche che siano in realtà caduti tutti e due nel 20, se non ricordo male, no? Enzo Ferrari va in Alfa Romeo. E in realtà motivi personali credo abbiano tenuto lontano mio nonno da questo passaggio immediato, perché gli era morto proprio un figlio in quei giorni, e quindi credo che tutti e due siano stati chiamati da Alfa in quel momento, ma che poi motivi personali abbiano costretto Sivocci a ritardare. A parte i piloti, il concorso di regolarità di Modena l'Alfa Romeo lo vince, prima gara, prima vittoria. In realtà lo vince ex aequo con altre 7 automobili su 19 partite, ma questo è un po' un affresco. Ci lamentiamo delle gare di Formula 1 di oggi. Ci lamentiamo in una settimana. Questo è un po' un affresco di quelle che erano le gare prima delle vere gare. C'è stato un momento in cui la storia dell'automobile ha avuto bisogno di affermare l'automobile come un oggetto non esotico ma utilizzabile, quindi le prime gare erano gare di resistenza. Si voleva dimostrare come le vetture potessero effettivamente coprire delle distanze, come o meglio dei carri a cavalli, e come potessero essere guidate. Le marche cercavano di costruire vetture estremamente affidabili, perché era quello il principio fondamentale. In quei 1500 km e in quella settimana non erano permessi interventi meccanici sulle vetture, per cui era veramente una gara ad eliminazione vera, che però ha portato i marchi che erano in grado di finire, quindi di vincere, a dimostrarsi capaci di produrre dei prodotti di qualità. Questo dura pochissimo, sono proprio gli albori dell'automobile, poi iniziano le corse, quelle vere, quelle dove bisogna andare forte. L'Alfa ne corre molte, ne vince molte, sempre più importanti, ma poi arriviamo alla vittoria veramente fondamentale, quella della Targa Florio del 1923. Quello che vediamo è Ugo Sivocci che la vince, ma quella per l'Alfa rappresenta tantissime cose. Innanzitutto è la prima vittoria internazionale. È vero che si corre in Sicilia, ma la Targa Florio non era una corsa italiana o regionale, al contrario, era un momento in cui la famiglia Florio riusciva a radunare tutto il bel mondo, l'aristocrazia, la borghesia d'Europa, a portarla in Sicilia per una settimana. Vincere davanti a quel pubblico voleva dire vincere davanti al mondo intero. Ugo Sivocci, vittoria di squadra poi soprattutto. Una vittoria di squadra. Ugo Sivocci vince, ma porta anche il quadrifoglio. Se ne diranno di tutte, il quadrifoglio però porta fortuna, e in quella gara di fortuna ce n'è voluta molto. E qua riporto brevemente le poche righe che non un personaggio a caso, ma che Vincenzo Florio, cioè l'organizzatore della corsa, scrive relativamente a quella vittoria. E come vedete, il concetto di fortuna avrà un ruolo
fondamentale in quella vittoria, ed è per questo che la foto dopo, vi lascio qualche secondo ancora per leggerla, non sarà quella vista ovunque di Ugo Sivocci che con una vettura che sembra addirittura lucida e splendente corre verso la vittoria, ma sarà quella molto più particolare del suo compagno di squadra, cioè di Antonio Ascari, che ci prova a tagliare il traguardo per primo, ma poi deve tornare indietro, si ritrova con 5 persone a bordo e poi ci riprova, viene penalizzato e nel frattempo arriva tuo nonno e saluta molto cortesemente e taglia il traguardo per primo. In realtà la macchina pulita di Sivocci è dovuta anche al fatto che lui mise dei parafanghi sulle ruote, cosa che nessun altro Alfa Romeo aveva. Quindi questo credo che gli abbia permesso di arrivare anche con più lucidità all'arrivo, all'ultimo momento, quindi è riuscito a piazzare il colpo decisivo. In realtà nelle corse ci sono anche i guasti meccanici, ci sono anche gli inconvenienti, quindi ci sono anche la polvere e le pietre negli occhi, certo, a Tragaflorio certo. Insegna molto su questo. Quindi avendone già fatte diverse, questa era la sesta Tragaflorio a cui partecipava, probabilmente l'esperienza delle precedenti gli aveva consigliato di proteggersi appunto da sassi, polvere e tutto quello che poteva incontrare lungo la strada. Quindi non solo fortuna, diciamo. No, assolutamente, non solo fortuna, però la fortuna, insomma, il quadrifoglio di fortuna gliene ha portata. Giustamente bisogna mettere in risalto. Oppure la sfortuna di Ascari, che tra l'altro nel 1924 perde quasi allo stesso modo, di nuovo rimane a piedi a 400 metri del traguardo, quindi evidentemente la Tragaflorio non gli voleva andare giù. Ma nel 14, diciamo che a parti invertite, con De Vecchi mio nonno stava per arrivare al traguardo primo, gli si ruppe una ruota a circa mezz'ora, diciamo, di percorrenza ancora per tagliare per primo il traguardo, quindi quello che aveva perso nel 14 gli è stato poi restituito nel 23. A proposito di quadrifoglio, c'è una leggenda metropolitana che peraltro insomma, a volte è stata fatta proprio anche dell'azienda, che racconta di quadrifogli dipinti su sfondi romboidali che diventano triangolari dopo la morte di Sivocci, eccetera eccetera, che è una balla, ormai il mondo dovrebbe saperlo, ma ogni tanto bisogna ancora tirar fuori, anche perché è abbastanza evidente, quindi ogni tanto bisogna ancora tirare fuori questa immagine, sì, in cui le due macchine sono una con il quadrifoglio su sfondo romboidale e una con quadrifoglio su sfondo triangolare. Il quadrifoglio era il quadrifoglio, anzi addirittura ci saranno degli anni in cui l'Alfa Romeo correrà con un trifoglio, un po' per errore, un po' Irlanda. Per quando correva in Irlanda non quando correva San Patrizio, finita la vernice. Ma in realtà il quadrifoglio veniva dipinto a prescindere e poi gli sfondi cambiavano a seconda del pilota, perché probabilmente indicavano il pilota, aiutavano. Interessante, è una specie di segnaletica. Vi ricordate quando le macchine erano uguali, tipo Berger e Alesi, ma avevano il trattino giallo sull'alettone? Sì, piuttosto sì, credo qualcosa di analogo. Perché tu dicevi che Campari l'aveva invece su un fondo circolare. Addirittura il cerchio, sì, quindi sì. Abbiamo il cerchio, il triangolo e il considerando le strade rombo. Polverose, vedevano sicuramente per primo il logo, che non la vettura o il pilota che la guidava. Questo è interessante. Certamente, e quindi insomma, una volta per tutte, spero che di non sentirla ancora questa storia, ma insomma... C'è un discorso, no? Quando queste cose qua diventano leggendarie e a un certo punto la leggenda, giusto o sbagliato che sia, prevarica la realtà, che è tra l'altro una delle frasi finali di uno dei miei film preferiti, è L'uomo che uccise Liberty Valance. Cioè la leggenda è talmente bella, cioè il fatto che questi personaggi che hanno perso il loro compagno, che gli ha dato lo spunto del quadrifoglio per ricordarlo, tolgano un lato, che poi è quello sotto, per ricordarlo, perché i quattro moschettieri, questo non esclude, esatto, quei quattro moschettieri rimangono tre in sé, bellissima. La realtà delle cose è che probabilmente è tutto molto meno sofisticato, molto meno strappalacrime, ma ogni pilota aveva il proprio logo di riferimento, un po' come adesso i piloti che scelgono il numero e personalizzano il numero. Qui parliamo di 100 anni fa. Però, diciamo,
a volte viene da pensare che l'Alfa Romeo è una storia così bella, così piena di leggende, che andarne ad aggiungere qualcuna se non altro superfluo. Comunque, andiamo avanti. Comunque io l'ho letta per la prima volta su un quadrifoglio del 1973, questa storia, quindi l'origine è interna. Affonda le radici negli anni, io l'ho sentita anche in alcune presentazioni di automobili, non facciamo nomi, ma in tempi anche non così lontani. Andiamo avanti, quella vittoria internazionale vuol dire che l'Alfa Romeo diventa un marchio che se la gioca alla pari con i migliori marchi dell'epoca, e i migliori marchi dell'epoca, almeno all'inizio degli anni 20, erano la Fiat, che con le sue 805 dominavano la categoria Grand Prix, almeno fino al debutto della P2, che vince a Lione il Gran Premio d'Europa, quello che secondo Romeo era una corsa che vale un campionato del mondo, c'erano 400.000 persone assiepate ai lati della pista, e anche di quella gara, che è un passo fondamentale nella storia dell'Alfa Romeo, non voglio postare la solita macchina in velocità, ma voglio postare la scritta sul vagone ferroviario quando il team dell'Alfa Romeo torna a Milano vittorioso, una vittoria inaspettata, una vittoria grandissima, e l'Alfa Romeo non partiva certo favorita, la P2 aveva solo fatto un chilometro lanciato, cioè una gara minore per provare la macchina prima, arriva lì, sbaraglia gli avversari, non ce n'è più praticamente per nessuno, saranno 2 anni di vittorie ininterrotte che verranno interrotte in realtà una volta sola, il Gran Premio di Francia del 1925, quando proprio Ascari trova la morte in una maniera controversa, si dice che avessero buttato delle recinzioni in mezzo alla strada per rallentarlo e lui avesse avuto un incidente. In ogni caso lui muore e Nicola Romeo, con una frase che qualche anno più tardi non si sarebbe più ripetuta, dice: non si corre con un morto, ritira la squadra ed è l'unica gara che la P2 non vincerà in quei 2 anni, dove poi conquisterà il campionato del mondo, la corona d'alloro posta intorno al marchio, ma ormai ci si aspetta che l'Alfa vinca in tutte le categorie. Quindi andiamo avanti e vediamo un'altra vittoria, o meglio. L'episodio che mi viene in mente a proposito di quella gloriosa edizione della Mille Miglia del 1930 è ormai entrato nella leggenda. Io avevo preso la guida a Bologna e guidai quasi tutta la notte fino a Bassano. Accanto a me c'era Nuvolari, davanti invece c'era Varsi, che era partito a grandissima andatura da Bologna. Nuvolari riprese il volante e fece un inseguimento disperato e finalmente vicino a Verona vedemmo Varsi, lo avevamo raggiunto. In quel momento mi venne un'idea, spensi i fari. Varsi credette che avessimo avuto un guasto e rallentò sentendosi sicuro e vittorioso. Noi gli sfrecciamo invece vicino, Varsi molto sportivamente si fece di lato e ci lasciò passare. Vincemmo trionfalmente. Ovviamente sarebbe bello che tutti i piloti venissero qui a raccontare le loro vittorie, in questo caso la voce è quella di Giambattista Guidotti, che era stato uno dei collaudatori storici, il capo collaudo dell'Alfa Romeo insieme a Sanesi, che quella gara era il copilota di Tazio Nuvolari. Quella Mille Miglia del 1930 è stata quella in cui si è infranto per la prima volta il muro dei 100 km all'ora di media, che ancora oggi pare impossibile. Voi pensate, 100 km all'ora di media su strade sterrate con una vettura che aveva una velocità massima di 150 all'ora. Oggi si farebbe fatica sull'autostrada a tenere una velocità media Brescia-Roma-Brescia di 100 all'ora, e all'epoca ce la facevano in quel modo. E ogni volta che si sente questa voce, un po' gracchiante, tipica degli anni 30. Il passo è molto tipico dell'epoca. Era rimasto qualcosa, anche se Guidotti questa la registra nel 76, questa intervista, però comunque intanto questo è un episodio sul quale si è discusso, si continua a discutere, poi in realtà al di là della testimonianza sua personale c'è anche il fatto che Varzi, che avrebbe avuto tutto l'interesse a smentirlo, non lo smentì mai, cioè il sorpasso a luci spente.
Guidotti era un personaggio che amava raccontare questa storia, non c'era cena, raduno, occasione, visita in museo in cui non la ripetesse, solo verso la fine incominciava ad ammettere che sì, però erano le 6 del mattino, non era poi così buio. Infatti quando ci pensi, poi quando lo guardi devi guardare la tabella oraria, vedere dove erano, a che punto erano, col sole che ti spunta dietro, perché chiaramente sta diventando mattino, c'è il lago sulla destra. Però sta di fatto che i fari li hanno spenti, ma soprattutto siccome poi ci hanno costruito, i giornali già all'epoca costruivano su queste cose, il diretto interessato, a parte in causa, cioè colui che sostanzialmente faceva la figura, tra virgolette, dello sciocco, non l'ha mai smentita, quindi deve essere successo. Poi si va avanti e si arriva ad altre vittorie, cioè in realtà l'elenco sarebbe lunghissimo, infinito, l'Alfa Romeo accumula migliaia di vittorie, ma non in un'epoca in cui si corrono 30 Gran Premi a stagione, in un'epoca in cui si correvano 4 gare valide per il campionato del mondo in un anno. Ma ci sono alcune vittorie che sono importanti perché hanno fatto punti, perché hanno fatto vincere, ma altre vittorie che invece sono importanti perché fanno il marchio, perché sono in grado di suscitare la passione, e questa è stata ripresa da tutti come la vittoria di cuore. Quando Nuvolari va al Gran Premio di Germania nel 1935, ha ormai nessuna speranza di fare punti per il campionato. Ha una vettura di 3 anni prima, ha un gap di più di 150 cavalli nei confronti dell'Auto Union. E con una buona dose di fortuna, grazie alle gomme degli avversari che si deteriorano, riesce a vincere. Ma la cosa divertente è che nonostante le auto tedesche, quindi Auto Union e Mercedes, fossero nettamente favorite, poi se non sbaglio andarono tipo 5-5, proprio schierarono, scesero in pista in grande forza, e nonostante l'Alfa Romeo di fatto fosse ormai una macchina superata, gli organizzatori, ovviamente sotto pressione del governo tedesco, cercarono di non farli correre, cioè offrirono un ingaggio che all'epoca ogni corsa ti offriva dei soldi per correre, poi c'erano i premi in base a quanto se vincevi, punteggio finale, la posizione finale, quanti giri facevi davanti e tante altre cose. Offrirono un ingaggio ridicolo a Ferrari e alla scuderia Nuvolari per correre, tanto che loro furono sul punto di non andare, perché all'epoca insomma, le spese erano tante comunque anche da allora, e nessuno negli anni 30 navigava nell'oro, né al Portello né chiaramente a Modena. Però evidentemente capirono che li temevano, e allora accettarono un ingaggio relativamente ridicolo per andare, e poi la fortuna volle che i tedeschi rovinarono le gomme e la vecchia P3 arrivò e colse quella che probabilmente è la vittoria più bella, direi, della scuderia Ferrari, senz'altro. Poi Tazio ne ha fatte tante, però è una di quelle leggendarie. Anche qua c'è il discorso del tricolore, no? Che sapete la storia, prima della gara vede il tricolore in mezzo a tutte queste bandiere naziste, che pare avesse i colori slavati. Allora al maestro Golini gli chiede di andare a cercare un tricolore pulito, che poi non so dove l'abbiano trovato, che non so, perché oggi vinco io e voglio che la bandiera italiana su abbia il tricolore con i colori fiammanti. Quello che si ha di bello in archivio di quell'immagine è una sequenza che io penso che sia stata scattata, diciamo, con una certa dose di ironia, che non è qui, fatta dai box, quasi da dietro la rete dei box, in cui si vede Neubauer, cioè il Toto Wolff della Mercedes dell'epoca, cioè lui è stato il direttore sportivo storico della Mercedes da quando hanno incominciato a vincere tutto negli anni 30 a quando poi hanno finito di vincere tutto negli anni 50, che all'inizio mette la tabella dei tempi abbastanza rilassato, e poi lo si vede spettinato, con l'impermeabile quasi caduto, sempre più teso di vedere questa scritta NUV, che incredibilmente continuava a essere il primo. C'è proprio il discorso, negli anni 30 chiaramente c'è una valenza sportiva, ma c'è anche una valenza politica e soprattutto di propaganda nei due regimi, ma soprattutto in quello tedesco, che in Italia, ne parlavamo prima, era comunque tutto molto più sfumato, ma i tedeschi chiaramente, cioè il governo del Reich finanziava in parte i programmi sportivi di Auto Union e Mercedes, per cui il Gran Premio di Germania sul circuito del Nürburgring, che la stampa dell'epoca definiva il più ariano di tutti, tanto per darvi un'idea di quale fosse la posta in gioco,
alla fine si vedono passare da una vettura che di fatto è obsoleta, voglio dire, perché la P3, correggetemi se sbaglio, all'epoca i suoi giorni migliori li ha bene alle spalle. La cosa divertente è che mentre tutti, chiaramente la squadra corsa è giustamente preoccupata non solo per il risvolto sportivo, ma probabilmente per le telefonate, i telegrammi, le riunioni che gli avranno fatto dopo, il pubblico tedesco, che si aspetta di passare, se non sbaglio, von Braunschweig, che era quello che era in testa, l'ultimo che era rimasto, quando non vede spuntare un'auto argento ci rimane male, poi quando capiscono che è Nuvolari invece poi scoppia in un boato, che normalmente il pubblico è sempre molto più sportivo dei governi ai quali appartengono, e di fatto poi è una grande giornata di gloria che Ferrari non vive, perché Ferrari già all'epoca non si spostava quasi più per andare alle corse, per cui... Ma era vero che non c'era il disco dell'inno? Che non c'era il disco dell'inno e che mettono un'altra musica? Questo qua l'ho sentito dire anch'io, ma non ho mai avuto la conferma di... È un altro quadrifoglio questo qui, mi sa. Cioè, anche perché all'epoca in Italia gli inni erano due, c'era la Marcia Reale e Giovinezza, per cui... suonati, se non sbaglio, Giovinezza prima e Marcia Reale dopo, per cui quello non lo so. L'ho visto in una sceneggiatura che mi passarono anni fa, e infatti lo segnai, glielo feci togliere. Quello che rimane, e che in realtà è confermato dal maestro Ugolini e tante cose, è il discorso del tricolore, quello sì. Passano gli anni, l'Alfa continua a vincere. Da quella edizione del 1930 delle Mille Miglia ce ne saranno 10 consecutive, fatta eccezione per il 1931, in cui Caracciola con una Mercedes, approfittando di problemi alle gomme serie della debuttante 8C 2003, vince, ma ci sarà anche un periodo in cui l'Alfa Romeo è sottoposta a un grande lavoro di riorganizzazione, ricostruzione, soprattutto ad opera di Ugo Gobbato, che rivolta con un calzino l'azienda, non il marchio, la leggenda, proprio la fabbrica, l'organizzazione e tutto, e cerca di trasformare quella che era sempre rimasta poco più di una fabbrica in una vera e propria industria, con delle ambizioni e dei respiri internazionali. Ma anche prima o poi si ritrova a dover fare i conti con le corse, e allora inizia a ingaggiare piloti, e uno di questi in particolare, in questo suo discorso scritto su Rassegna Alfa Corse era una rivista aziendale, un house organ, come poi sarà negli anni successivi il Quadrifoglio, ma di un livello estremamente alto. Le copertine erano illustrate da pittori di fama, gli articoli erano scritti da grandi nomi del giornalismo, insomma, stiamo parlando di grande livello, ma che ovviamente parteggiava per l'Alfa Romeo. Farina viene ingaggiato, Farina diventa un personaggio già prima della Seconda Guerra Mondiale, diventa campione italiano, è un riconosciuto playboy, è già un grande personaggio, ma a Farina noi leghiamo soprattutto un altro evento. Vinse tutte le corse, fu sconfitta una sola volta. Il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, da sempre severo banco di prova per auto e piloti di tutto il mondo, segnò uno di quei successi. Ancora una volta confermò che l'Alfa poteva dominare da padrona la scena automobilistica internazionale. È il 1950 e la 158 di Farina si avvia vittoriosa verso il traguardo, ormai senza rivali. Queste immagini appartengono invece al momento più splendido della sua esistenza. Il Gran Premio d'Italia a Monza, sempre nel 1950. Quando l'Alfetta chiuse la sua carriera conquistando con lo stesso Farina il titolo di campione del mondo. Ecco le fasi di quell'impresa. C'è
C'era una sequenza della macchina che rientra ai box in cui fa una fumata bianca che è tipica dell'Alfetta, semplicemente perché nel rientrare ai box Farina chiude il rubinetto del metanolo, quel poco che c'è fa la classica fumata bianca, ma era necessario perché se si fosse fermato con ancora il rubinetto aperto avrebbe intasato il compressore, rotto tutto, insomma era tipico di quegli anni. Il problema è che la Maserati dovette ovviare per vincere Indianapolis nel 39, proprio il discorso del misero un extra, un serbatoio a parte. Quello che è importante di questa gara è che però fino adesso abbiamo parlato di 3-4 gare, la prima del 1911, cioè prima della prima guerra mondiale, in cui l'Italia era un posto, aveva un ruolo nel mondo, poi c'è stata la prima guerra mondiale, il mondo sembrava essersi capovolto, ma l'Alfa Romeo era ancora lì, vince nel 23, vince il campionato del mondo nel 25, passano gli anni, succede di nuovo tutto, ma passa un'altra guerra mondiale e l'Alfa Romeo è ancora lì. All'inizio ce la si batteva con la De Vecchi, poi sono stati gli anni della Bugatti, della Mercedes e l'Alfa Romeo ancora lì e nel dopoguerra vince ancora. Questo è stato uno dei lati grandi dell'Alfa, l'essere sempre stata capace di mantenersi vera protagonista di tutte le epoche. Gli altri passavano, ma l'Alfa c'era sempre. Ma yeah, it was always a nice to drive the Alfetta, and obviously I never really driven the old F1 car, and now it was pretty old, so but I was surprised how you know, good it was. I mean, it was pretty fast, it was very noisy. Next time if I drive I put the earplugs, because definitely that was the hardest part. But you know, the pedals were a bit funny, different order, but I really enjoyed, you know, it was nice to drive it. And yeah, and we did a few laps in the museum on that small track with Antonio. So I think it's nice to be able to try the old cars and see what kind of cars they were racing with the much more tricky circuits than we do now. Qui vedete due cose straordinarie. Uno, Kimi che parla per più di 4 secondi. Secondo, che sorride. Questa intervista gliel'abbiamo fatta apposta per questo backstage un paio di settimane fa, in cui gli chiediamo di raccontare quello che aveva sentito nel guidare l'Alfetta, quella che aveva vinto il campionato del mondo con Fangio, a Silverstone, come nella Drivers Parade, nel 2019. Sì, esatto. Kimi sorride, ride, ascolta in maniera super attenta, davvero pilota professionista, i trucchetti del mestiere, perché l'Alfetta non si guida come un'altra macchina, bisogna avere un attimo qualche cautela in più, ma poi guida, si diverte, ride, ringrazia e dopo 2 anni ancora se lo ricorda. Cioè, abbiamo battuto tutti i record di questo pilota, generalmente molto chiuso, soprattutto nei confronti delle interviste. Ma andiamo avanti, abbiamo visto la Formula 1, in mezzo c'è di tutto, ci sono le 33, c'è l'Auto Delta, ci sono altre vittorie leggendarie, ma arriviamo qua sono fermato ai box, mi sono saltati tutti addosso e i nervi mi hanno un po' ceduto in quel momento.
Senti, ma cosa hai provato quando hai saputo che hai battuto un campione come Lauda, che eri riuscito a sofferare la pole position a un due volte campione del mondo? Ma mi fa, questo qui mi onora, però sinceramente quando ho fatto la pole position, se fosse stato Lauda, Piquet o Q4 non cambiava niente. Ero tanto contento di aver fatto, ero contento di aver fatto la pole position e basta. Ti saresti aspettato di arrivare così presto tanto in alto? Ma se devo essere sincero, la macchina era andata bene già da parecchio tempo e era soltanto una questione di metterla a punto. Non mi aspettavo forse di fare la pole position, però mi aspettavo di partire nei primi sei. Senti, questa tua pole position in un certo senso è anche una risposta a chi ti aveva definito soltanto una scarsa macchina. Lo è anche, sì. Senza far tanta polemica. Grazie. Bruno, finalmente l'Alfa Romeo sembra essere arrivato ad un livello notevole di competitività. Sì, diciamo che dopo le prove ovviamente di Long Beach la macchina ha dimostrato veramente di esserci. In Brasile avevamo avuto altri problemi di altro genere. 4-5 giorni fa siamo riusciti a fare una piccola seduta di prove su un circuito qua vicino e abbiamo lavorato non molto, ma qualcosa abbiamo fatto e si è visto subito qua a Long Beach. La Formula 1 l'abbiamo vista vincere con l'Alfetta, poi restaltarlo. Questo è un filmato dell'82, è già una macchina che ha fatto qualche anno di gare, è già la 182 di Duca Rouge, molto più piacevole da vedere rispetto alla 179, che pure andava forte, almeno nell'80. Ma insomma, come torna l'Alfa Romeo in Formula 1? Tu hai appena scritto un libro, quali sono le ragioni, le forze e i limiti di quell'avventura? Le ragioni, la forza e non il limite sono Carlo Chiti. Il limite è il fatto che l'azienda, chiaramente all'epoca era un'azienda di Stato, a parte che un'azienda di Stato dal 33 l'Alfa Romeo, ma a metà anni 70 l'Alfa Romeo è tutto fuorché un'azienda che fa automobili, che in realtà poi fa, ma i vertici aziendali sono di fatto scelti dal Parlamento, comunque dai partiti, e all'interno di questa realtà che vista dal di fuori ti farebbe mettere, vista dal di dentro immagino, ti farebbe mettere le mani nei capelli, c'è questa entità interna e esterna che è l'Auto Delta, e soprattutto c'è questo personaggio incredibile che è Carlo Chiti, il quale è nato sostanzialmente per correre, è stato in Ferrari, al dente avvelenato, vuole tornare, si inventa l'Auto Delta, l'Uraghi giustamente a un certo punto si presenta alla Formeo, si affida all'Auto Delta ma la tiene saggiamente fuori dall'azienda e quindi fuori il più possibile dalle correnti aziendali. E nel momento in cui l'Alfa Romeo nell'estate del 74 annuncia che non correrà più, Carlo Chiti rinasce a nuova vita e cerca in realtà di trovare qualsiasi soluzione per invece andare avanti a correre, perché c'ha la 33, chiaramente la 33T, col quale corre nel Mondiale Marche, che chi ti interessa fino a un certo punto, chi ti è un uomo di pista, un uomo di formula, un uomo di monoposto, lui vuole tornare in Formula 1, in un'azienda dove il capo dell'Auto Delta dell'epoca è imposto dall'Alfa Romeo, è contrario alle corse, cioè come se oggi alla gestione sportiva della Ferrari ci fosse uno che non vuole correre. E Carlo Chiti si dà da fare per cercare di tenere l'azienda Auto Delta viva, ma poi incomincia ad essere contatti nel mondo della Formula 1 con Eccleston, che sta cercando un'alternativa all'otto cilindri Cosworth, con Graham Hill all'epoca, ve lo ricordate, due volte campione del mondo, sta per smettere di correre e vuole diventare costruttore, e anche lui, nonostante sia inglese, non ha problemi con i telai perché glieli farà la Lola, ma vuole un motore diverso dall'otto cilindri Cosworth. Allora comincia a parlare con Carlo Chiti. Tutto questo mentre Chiti sa, e forse gli altri non ancora sanno, che l'azienda deve chiudere. Ma per fortuna a un certo punto, nell'ottobre-novembre del 74, arriva Gaetano Cortesi, il nuovo presidente, al quale le corse interessano poco, ma che già nella conferenza stampa di presentazione a un certo punto si mette a parlare dell'illustre passato della,
dell'Alfa Romeo citando Campari, citando Nuvolari. Allora Carlo Chiti cerca di capitalizzare. Sostanzialmente Cortesi gli firma un assegno in bianco, dice vabbè fammi vedere cosa riuscite a fare, e lui firma questo contratto con Bernie Eccleston, che voi avete qua. Io ho fatto il libro, ma devo dire che ho passato tanti giorni qua a scartabellare i vostri meravigliosi archivi, perché c'è veramente di tutto nell'archivio Alfa Romeo a livello di documentazione. La faccio breve, cosa fa? Riesce a convincere Cortesi a farsi approvare il programma sportivo, e nel 75, per realtà per tutta una serie di motivi di incomprensione con gli inglesi, anche a livello tecnico, perché chiaramente la Brabham dell'epoca che monta l'otto cilindri Cosworth deve essere cambiata per ospitare un 12 cilindri boxer come quello dell'Alfa Romeo, cominceranno a correre soltanto nel 76. Ma il capolavoro di Chiti, ovviamente assecondato da Cortesi e da Vincenzo Moro, che nel frattempo diventa il presidente dell'Autodelta designato da Cortesi, quindi un uomo che non ha necessariamente la passione delle corse, ma capisce che nel DNA dell'Alfa Romeo le corse sono, come abbiamo visto, importanti. No, oggi si corre per pubblicizzare la produzione di macchine passeggeri, ma le aziende sono nate correndo, queste aziende non sono nate per fare questa, la Ferrari e altre, non sono nate per costruire berlinette o station wagon, sono nate come squadre corse. Dicevo, nel mente il grande sogno di Carlo Chiti qual è? È quello di tornare in Formula 1, di riportare l'Alfa Romeo in Formula 1 con una vettura prodotta interamente dall'Alfa, dall'Autodelta, settimo milanese. Quindi non solo i motori alla Brabham di Bernie Eccleston, ma anche una vettura che poi ribattezzeranno Alfa, la 177 prima, la 179 poi, con la quale Giacomelli farà la pole position a Watkins Glen nell'80, la 182. Quindi, ed è secondo me una cosa straordinaria, perché come diciamo prima, no? Ugo Sivoci che si inventa il quadrifoglio 100 anni dopo, siamo ancora a parlarne. Carlo Chiti di fatto a un certo punto è l'unico qui dentro che vuole correre, gli sono tutti contrari, però riesce a convincerli, riesce a fargli vedere del perché si possa correre, e non dà soltanto, ripeto, i motori alla Brabham, riesce a farsi anche una vettura interamente Alfa Romeo. E quando Cortesi viene mandato via per ragioni molto strane, perché paga colpe non sue sostanzialmente, ma non entriamo nei meandri perché è veramente non è politica aziendale, quella è politica soltanto, e arriva Ettore Massacesi, Carlo Chiti deve ricominciare di nuovo, lui ha la 179 già allo studio, la 177 pronta, e a momenti gli portano via il giocattolo, per modo di dire, sul quale ha lavorato e ha speso i 3 anni precedenti. Ed è una cosa incredibile, perché è avvenuto praticamente tutto sotto questo tetto, ma l'Alfa Romeo, in un momento di divisione interna, in un momento dove l'economia non andava bene, in un momento in cui questa azienda, in fabbrica c'erano cellule terroristiche, voglio dire, siamo verso la fine degli anni di piombo, la Ferromeo riesce in realtà a tornare in grande spolvero, in forma diretta, in Formula 1, e non vince soltanto per una serie di coincidenze negative, parlavamo prima della fortuna e della sfortuna, che nelle corse, nonostante quello che non pensava, ma ha scritto Enzo Ferrari, esiste. Ci voleva quel piccolo margine lucidatina di fortuna al quadrifoglio per rinvigorire un attimino. Ci si va vicini un paio di volte. C'è la pole position, ci sono le due pole position, quella di Andrea De Cesaris a Long Beach nell'82, quella di Bruno Giacomelli a Watkins Glen nell'80. L'80, la 179, la 177, Bruno la chiamava il carro armato, cioè in un'epoca in cui c'erano già le vetture ad effetto suolo post Colin Chapman, la 177 l'effetto suolo ancora era solo parziale, ma molto parziale. La 179 è una macchina molto pesante, ma già diversa, e ha i cassoni laterali per l'effetto suolo. E il problema è che poi cambiano i regolamenti, perché magari non ci sono cambi epocali come ci saranno questa stagione con la prossima,
ma ogni stagione cambiava e qui ogni volta era un dover ricominciare da capo, perché mentre la Ferrari, anche oggi, ma soprattutto ai tempi di Ferrari e di Montezemolo, si correva a prescindere da, qui ogni volta che si dovevano, cioè cambiavano le regole, voleva dire nuovi investimenti, voleva dire nuove lotte interne verso chi sapeva che questa era la posta in gioco, erano le regole del gioco. Ma voi pensate, in un'azienda dover andare a convincere, che ne so io, magari il marketing a usare meno soldi perché deve passare alle corse. Chi è stato in azienda sa che questo tipo di equilibri sono difficili da mantenere. Faccio un brevissimo salto all'indietro, che poi fu il motivo per il quale Ferrari, quando era un consulente esterno del direttore di autocorse nel 38, Alfa Romeo Corse, 38-39, litigò con Gobbato, perché Gobbato vedeva il reparto corse, diciamo, come un altro ente aziendale che chiaramente aveva una missione ben definita, ma era una delle tante direzioni aziendali. Ferrari invece, che veniva dalle corse, sapeva che la metodologia, le dinamiche, le tempistiche, a volte i modi di un reparto corse sono diversi, sono più veloci, ci vogliono le scorciatoie. I team inglesi, piccoli, snelli, riuscivano a star dietro, l'elefantiaca Alfa Romeo statale faceva più fatica. È stato un grosso problema, perché lo sforzo che questa azienda, ripeto, comunque, quindi in realtà andrebbero individuati Chiti, i due presidenti, quindi Cortesi e Massacesi, Vincenzo Moro, Autodelta, e ovviamente lo stuolo di ingegneri, tecnici, di meccanici, tanti dei quali ovviamente ci sono ancora oggi e ricordano benissimo quei tempi, hanno fatto, è stato uno sforzo incredibile in un'azienda che nel suo insieme remava contro. E il problema è stato che ogni volta che si arrivava, chiedetelo Bruno Giacomelli, a fine dell'80 cambiano le regole, allora l'Alfa Romeo deve reinvestire, chiaramente rimane indietro rispetto alla Lotus, rispetto alla Williams che comincia ad andare, rispetto alla Ferrari che correre è la sua mission, come si deciderebbe adesso, la sua missione. Quindi riescono nel frattempo, mentre il campionato va avanti, poi all'epoca c'erano 16 gare, non 23 come adesso, a recuperare, e tu arrivi a fine stagione che sei competitivo, e quindi Bruno Giacomelli fa la pole position a Watkins Glen e rimane peraltro in testa alla gara, buona fino a che non gli si rompe, esattamente il solito particolare di poco valore che però chiaramente fa l'insieme, a volte lo può rovinare. L'anno prossimo, dopo si ricomincia, diventi competitivo verso metà stagione, cambiano di nuovo le regole e l'Alfa Romeo chiaramente non ci stava dietro. È stato un bel sogno, purtroppo non si sono raccolti lì i risultati che forse ci sarebbe meritati. Addirittura Andretti arriva da campione del mondo, da idolo veramente di qua e di là dell'Atlantico, pensando di arrivare a un team vincente. Dopo qualche gara capisce che non lo è più, è cambiato tutto e lascia il posto. Ma quello, ripeto, è un periodo incredibile se lo guardate, perché ci sono dei piloti di giovani fortissimi. Giacomelli ha pochi eguali come velocità e come bravura nel mondo della Formula 1 dell'epoca. Lo stesso Andrea De Cesaris. Andrea non era costante, ma era molto veloce. Poi arriverà anche Civer, più tardi Patrese, ma siamo già nel periodo dell'Auto Brun. A un certo punto arriva Mario Andretti. Andretti quando arriva qua ha 40 anni, però ha vinto il mondiale a 38, quindi voglio dire, sono 40 portati bene, ma chiaramente la vettura è una vettura molto meno competitiva rispetto a quella che lui si aspettava, perché lui si aspettava la macchina dell'anno prima, ma qui nell'inverno, mentre Ferrari faceva girare le macchine a Fiorano e gli inglesi a Silverstone nella pioggia sotto la nebbia, qua si stava fermi perché c'erano quei procedimenti aziendali che dovevano permettere di stanziare il budget per l'anno dopo. Sia ben chiaro, Ferrari stesso aveva dei problemi con la Fiat e non aveva sempre tutti i soldi che voleva, ma era diverso. Abbiamo visto un passare dal 1911 ed arrivare quasi ai giorni nostri. Io ci ho provato a fare un'altra domanda a Kimi e gli ho detto: tu hai guidato la 159, hai guidato la tipo B di Nuvolari, l'hai guidata da pilota, perché devo dire che non stava andando a passeggio, che differenza c'è tra essere un pilota di Formula 1 come Farina, come Fangio, come Nuvolari e un pilota di Formula 1 adesso? E qualche sorriso me lo fa ancora. I'm sure it's different than what I did because of the, you know, they were basically on the normal roads when they were
racing with the cars, with I don't think half of the time they had helmet they went on, and it was much more dangerous, but that's what was normal for them on those days, and now what is normal for us these days is maybe in another 20 years is not, it sounds crazy for the next generation, but that's how it is. E quella che dà è una risposta davvero pilota, cioè lui dice questi correvano sulle strade normali, sterrate, correvano senza casco, con la camicia addosso, oggi li definiremmo matti, ma in realtà era così, loro sapevano quello che facevano e i rischi che correvano, e correvano lo stesso, faceva parte del nostro mestiere. Oggi corriamo in condizioni molto diverse, molto più sicure, ma fra 20 anni penseranno che noi eravamo matti. Ma questo fa parte dell'essere piloti. La storia, quella dell'Alfa Romeo, è scritta dalle automobili, dai tecnici, dalle gare, ma è scritta in buona parte ancora dai piloti. A volte sono ingiustamente passati alla storia per il quadrifoglio, quando invece avevano vinto una gara terribile come la Targa Florio. Altre volte sono passati alla storia diventando quasi sinonimo di pilota come Nuvolari, perché le vittorie che ha fatto non sono mai state banali, sono sempre state vittorie di cuore più che di ogni altra cosa. Ha avuto 1000 incidenti e poi è morto nel suo letto, forse è l'unico della sua generazione o quasi. Abbiamo avuto... Anche perché noi non l'abbiamo ricordato, ma Ugo Sivocci muore a Monza. Muore a Monza poco dopo, durante una prova. Sulla P1 che poi non prenderà mai via ad una gara vera, verrà immediatamente sostituita da quella che poi verrà chiamata P2. In realtà appunto non si chiamava P1 ma GPR, Gran Premio Romeo. È diventata P1 quando è nata poi la P2, proprio per indicarne la precedenza. Diciamo, è la vettura che fa capire a Nicola Romeo che sono cambiati i tempi, che Merosi non è più l'uomo per vincere le gare, deve guardare una nuova generazione di auto, una nuova generazione di corse, e quindi va usando tutti gli strumenti che ha a disposizione a pescarsi. Perché questo va detto, fino di fatto alla P1, beh, la P1 c'è già Bazzi, ma non c'è ancora Iano. Cioè, qui parliamo di personaggi, come tu dicevi prima, no? Ha provato a fare l'aereo, poi è andato nell'automobile. Cioè, l'epoca pionieristica è proprio questo. Cioè, Merosi era un geometra. Esattamente. Qui ci sono personaggi in anni 10, 20, poi nel 30 è già completamente diverso, dove di fatto queste persone non sono nate con l'automobile, perché l'automobile non c'era, sono loro che di fatto hanno inventato, comunque perfezionato l'automobile. Per cui, giustamente, Merosi era un geometra che anziché costruire case, a un certo punto si è messo a costruire automobili. No? Carlo Maserati, che è il primo Maserati, qua non si parla mai, ha fatto tutto fuorché automobili. Perché era la velocità, era il cutting edge technology sostanzialmente dell'epoca, ed è meraviglioso, cioè si andava per tentativi. La P1 è una macchina che alla prima uscita sostanzialmente porta alla morte l'uomo, il nonno di Giorgio, l'uomo che ha inventato il quadrifoglio, perché all'epoca si moriva. Quando tu guardi, ieri guardavo gli ultimi due giri del Gran Premio d'Austria dell'82, quello dove vince De Angelis. Cioè, all'epoca, ragazzi, all'epoca andavi fuori ed erano lamieri che ti si contorgevano ancora addosso. Fortunatamente adesso riesci a raggiungere il limite, vai oltre il limite. Cioè, oggi Ugo Sivocci, uscendo alla curva Ascari, che Ferrari dice potrebbe chiamarsi curva Sivocci, probabilmente ne uscirebbe illeso, perché la macchina sarebbe... La macchina aveva un segno sulla fiancata. Esattamente, quindi... assolutamente banale se paragonato a quello che vediamo oggi. Achille Varzi muore ribaltandosi da fermo in un fossato, sì. Pilota che muore al suo primo incidente e fino all'ultimo è l'antagonista di Nuvolari, che invece in 1000 incidenti, come dicevo prima, muore. Per cui, d'accordo con Kimi, ovviamente Kimi sa di cosa stiamo parlando, però ripeto, tra 20 anni la differenza rispetto ad oggi non sarà così grossa come non tanto i tempi di Sivocci, ma gli stessi tempi di Bruno, diciamo, sì, esattamente, sì. Di Bruno e di... Forse per quello che l'amicizia tra piloti, anche non della stessa squadra, era molto più vera e viva che non quello che succedeva. La morte all'epoca
era proprio presente moltissimo e quindi c'era un rispetto non solo... Lo dice Guidotti, Varzi quando si rende conto che noi gli siamo dietro, sportivamente ci lascia passare, non gli tira le sportellate. La quella è bellissima se ci pensate, ma tornate, andate pure avanti. Negli anni 79, parliamo di Ferrari, ma tanto la storia di Ferrari è comunque legata ad Alfa Romeo e comunque parliamo di corse. Digione, Villeneuve e Renault e Arnoux che si prendono a sportellate. Con Villeneuve non ho mai avuto occasione di parlare di questo, ma ne ho parlato con René Arnoux, gli ho chiesto, ma tu non avevi paura che avreste potuto farvi male? A parte che un duello come quello oggi verrebbe fermato alla prima accenno di ruotata e verrebbero under investigation e verrebbero fermati. E la risposta che mi ha dato è detto no, perché? Perché noi eravamo amici e io sapevo che lui non avrebbe mai fatto nulla che mi avrebbe messo in pericolo e lui sapeva che io avrei fatto lo stesso. C'era un rispetto diverso, proprio dovuto al fatto che questi ragazzi non scherzavano, ragazzi, Ugo Sivoci, Nuvolari, Ferrari quando correva, Ascari, Giacomelli e tutti gli altri, cioè, c'era il pericolo di morire. In Formula 1 c'è ancora, sia ben chiaro, ma è molto, fortunatamente molto diverso. E allora portava proprio anche a un rapporto di amicizia, diversi. Cavalleresco, diverso. Non so se avete visto la fotografia prima, c'era questa... Secondo me è quasi come la borraccia di Bartel e di Coppi, ci sono Nuvolari e Varzi che dovrebbero essere due acerrimi nemici, che per tanti versi lo sono, lo erano, ma si guardano con uno sguardo che è semplicemente straordinario e sottintende tantissimo. Bene, il nostro backstage finisce qui. Bene, io ringrazio a voi per la partecipazione, soprattutto ringrazio Giorgio e Luca che come al solito sono stati estremamente gentili nei confronti del museo e grazie a tutti e buona giornata.